Oh, ora sì che stai molto meglio con questa capigliatura, Dance. Beh, come dicevi, ho un gigante da risvegliare. Ma dopo tutti quei fuochi d'artificio ho voglia di farmi un giro. Ma tu ieri non avevi un fucile. Grazie. Fai attenzione qui fuori. Meglio non cadere di sotto. No, tranquillo. Posso cadere quando voglio! Mi avevano parlato della combat zone. Sono incuriosito. Magari posso andare a fare a botte con qualcuno. Ah, quando impareranno questi rider? Quando impareranno che devono stare al loro posto? Ecco fatto. Ecco qui la combat zone. Ah, circondata dai rider, tra l'altro. Vediamo com'è all'interno. Buongiorno. Cos'è un'attrazione questa? Sembra un posto bello interessante. Magari mi prendo un posto e mi siedo. Non può stare qui! Che fine avrà fatto? Dai, un bello omicidio! Ma come? Ma scusami. Ma io ero venuto solo a divertirmi. Ma perché la gente... mi attacca di continuo ora. E che sono diventato un nemico pubblico. Ma stai buono. Beh, sei davvero una persona pericolosa. Sì, sono una persona pericolosa. È per questo che dovreste starmi lontano. Te l'ho detto io. Visto, anche con una pistola silenziata vi posso fare del male. Ecco qua. Quanti ne mancano? Ti posso dire che non è così in realtà. Vaffanculo a tutti. Me ne vado. Ecco, vattene all'inferno. Sapevo che stavano meglio così. Ne manca uno, dove sei? Cosa credi di fare? Forza. Ucciderti. Ecco cosa credo di fare. Ehi, qua dentro. Tutto bene? Perché noi non vogliamo guai. È tutto finito? Beh, poteva andare peggio. Peggio di così? Non saprei. Da dove ero io è stato davvero un bello spettacolo. Ma che c'è? Sei fatta per caso? Ah, ma che domande faccio. Sono comunque riuscita a vincere, o sbaglio? La verità è che stai iniziando a perdere colpi. Onestamente non credo che la cosa debba preoccuparti ormai. A quanto pare siamo appena stati messi fuori dai giochi. Non so se dovrei abbracciarti oppure lasciare che il mio uccellino ti faccia fuori. Beh. Ti ho detto di smetterla di chiamarmi così. Che intendi dire? Senza lavoro. Che intendi dire? Non hai un grande spirito imprenditoriale, eh? Riuscivamo a tirare avanti soltanto facendo divertire quegli idioti. E adesso che cazzo facciamo? Fanculo. Ne arriveranno altri. Ora mi serve un attimo di pausa, poi sono pronta. Un attimo di pausa? Perché? Per farti ancora un po' della tua schifezza? No, no. Sai una cosa? Alla fine quello che è accaduto è una sorta di benedizione. Tu l'hai vista in azione. Che cosa ne pensi di Kate? Ho visto veramente poco. Non saprei. Non ho visto tutto. Sì, avevi troppo da fare a dare una ripulita qua attorno. Davvero notevole, sai? Tanto che forse potresti farmi un favore. Il mio problema è che all'improvviso mi ritrovo senza pubblico. E questo significa che non vedrò più nemmeno un tappo. E se tu non mi procuri dei tappi, uccellino, non sei più una risorsa utile. Sei un peso. Per me e per te stessa. Wow, che stronzo! Ecco cosa ho pensato. Che ne dici se ti cedo il suo contratto? Lei viene con te, ti guarda le spalle. Ascolta, mi faresti un favore mentre io cerco di rimettere in piedi questo posto. Allora, che ne dici? Io? Andarmene? Perché vuoi che venga con me? Perché vuoi che lei venga con me? Ehi, Tommy! Perché vuoi liberarti di me? Ascolta, la verità è che con tutte le schifezze che ti fai stai diventando imprudente. E non voglio essere io a dover commentare la tua sconfitta. Va bene? Per cui fatemi questo favore, tutti e due. E lei cosa ne pensa invece? Mi piacerebbe sapere che ne pensa Kate. Non ho diritto di dire la mia? No, non è così che funzionano i contratti. E poi vuoi davvero restare qui? Niente pubblico, niente tappi. Nessuno con cui parlare a parte il sottoscritto. Oh, Dio. Che incubo. Ecco, brava ragazza. Quindi lei è d'accordo. E tu che mi dici? Per me va bene. Certo. Un supporto è sempre utile. Bene. Allora è deciso. Tieni, prendi. Questa è per l'ultimo combattimento. La tariffa dello sterminatore. Aspetta un secondo.
Tu cosa farai qui, senza di me? Oh, non ti preoccupare. Rimetterò in sesto questo posto. Magari con una clientela meno assetata di sangue. Ora, forza! Levatevi di torno! Non sei più la benvenuta qui, uccellino. Sei wow, davvero che un figlio stronzo. Di puttana, Tommy, lo sai? Non c'è bisogno che tu me lo dica. Beh, che dire. Quando vuoi partire, fammi sapere. Va bene, allora partiamo, dolcezza. Ehi, Kate. Allora, pronti a ripartire? Pronti. Non vedevo l'ora di andarmene. Forza. Ok, tu combatti con un fucile a pompa, eh? Va bene, andiamo a casa che ti equipaggio per bene. Il vostro pubblico è bello che morto, sai? Non lasciare. Ma questo nulla non dovevo dirtelo certo io. Kate, benvenuta a Sanctuary. Il posto più piovoso della Terra. Dovrei avere qualche vecchio fucile in questa cesta. Il Catalyst, quello è buono. Anche l'Ichka non è male. Vediamo, quale dei due ti starebbe meglio? L'Ichka non ti sta male effettivamente. Ma anche il Catalyst non è male. Dai, vai di Ichka allora. Vediamo se il vestito di Maxon possiamo migliorarlo. Possiamo solo mettergli la trama balistica. Vabbè, è sempre meglio di nulla, no? Ah, Maxon. Sei stato sicuramente un degno combattente. Dai, va bene, ho riposato abbastanza. Kate, ti devo già lasciare. È stato un piacere conoscerti, ma ci dobbiamo vedere più avanti. Ho un'altra spiacevole missione da compiere, purtroppo. Ehi, voi due, avete nuove missioni per me? Paladino. Ora che la faccenda con Dance è stata risolta... Si è risolta nel migliore dei modi, no? ...possiamo tornare a occuparci dei preparativi di guerra. Quando vuole. Quando vuoi, capitano. Bene. Ti attende un compito difficile. E quando mai? Ti darà la massima attenzione. Prima di attaccare l'istituto, dobbiamo occuparci di un'altra minaccia. I Railroad. Si tratta bene. Di un gruppo ristretto ma preparato che impiega sotterfugi e tattiche di guerriglia contro i loro nemici. Dalla nostra analisi tattica è emerso che potrebbero ostacolare o danneggiare le nostre operazioni. Non possiamo correre un simile rischio. Questo è vero. Attaccandoli ora, dovremmo riuscire a infliggere il massimo dei danni alla loro organizzazione. Avete ragione, però ucciderli mi sembra anche troppo. Alla fine sono alleati. They are allies. I'm pleased that their organization will no longer be a threat to our future operations. Ho appena consegnato a Tegan delle modifiche per le armature atomiche. È stato veloce. Sì, darei un'occhiata. Ingram, dove vai? Aspettami. Censore Ingram. Sembra tu abbia dovuto affrontare una prova ardua, Paladino. Non ti invidio. Lo so, comunque, c'hai ragione. Ci sono delle faccende più urgenti di cui dobbiamo occuparci. Tipo rendere Liberty Prime autosufficiente. Lo abbiamo alimentato attraverso i motori del Pridwen, ma non basta per riavviare il suo reattore a fusione. Per questo voglio che recuperi un agitatore al beriglio. E scommetto che tu sai dove si trova. Scommetto che tu sai dove si trova. Certo che lo so. Non mi hanno fatto responsabile della manutenzione per la mia bellezza. Quella anche perché era difficile. Delle informazioni su una società chiamata Mass Fusion. Era compagnia elettrica prima che il mondo finisse sotto sopra. Il direttore era una specie di inventore. Aveva creato numerosi giocattoli alimentati a energia nucleare. Una persona semplice, insomma. Dai registri, risulta che ci stava lavorando nel suo laboratorio ai piani alti nel distretto finanziario. È lì che dobbiamo andare. Spero non ti dispiaccia avere compagnia, perché verrò con te. No, preferisco andare da solo. Niente da fare, tu resti qui. Ehi, avrò anche delle placche di metallo infilate nella schiena, ma so badare a me stessa. Troppo pericoloso, ciccia. Lascia perdere, Ingram. È troppo pericoloso. Va bene, come preferisci. Spero per te che non tornerai indietro con un fermacarte. Nah, non sono Dance stupida. Ha un Vertibird che ti aspetta per portarti in cima alla torre della Mass Fusion. Prendi l'attrezzatura che ti serve e raggiungi il ponte di volo, ma fa presto. Se l'istituto scopre che l'agitatore si trova lì, faranno di tutto per impedirci di prenderlo. Come ad esempio segnarmi una missione
in cui devo fare esattamente la stessa cosa, solo con una skin diversa? Beh, sono contento che questa missione si sia risolta nel migliore dei modi. D'altronde, è vero, non mi potrò fidare di loro, ma una volta distrutto l'istituto, non ci sarà più alcun problema, no? Niente sintetici da salvare, niente railroad da uccidere. Wow, che tempo meraviglioso per partire con l'elicottero. Si vedrà sicuramente qualcosa. Salendo a bordo del Vertibird diretto alla Mass Fusion, sarai per sempre nemico dell'istituto. Vuoi procedere? Lo so. Purtroppo lo so bene, ma è questa la strada che abbiamo scelto, no? Ricevuto, Scabbard. Autorizzazione concessa per lo sbarco. Meglio reggersi. L'atterraggio potrebbe essere un po' brusco. Va bene, lanciere. Torna all'istituto, è certo. Così per farmi sparare in amicizia. Bersagli nemici avvistati sul tetto. Prepararsi ad aprire il fuoco. Beccatevi questo, stronzi! Vi ammazzo! Maledetti! Faccio fuori tutti! Anche se non vedo niente! Posso solo ipotizzare dove sto sparando! E quanti cavolo siete? Abbiamo troppi danni! Sorvolerò il tetto così potrà lanciarsi con il paracadute! Va bene, tanto non ho problemi a lanciarmi! Eccoci qua! Come faccio a scendere? Siamo in posizione! Via! Via! Vai! Ecco fatto! Scappa! Beccatevi questo, stronzi! E lasciate in pace quel Vertibird! Ne è rimasto qualcuno? Eccoti qua! Ok, vediamo se avevi qualcosa. Ecco fatto, alla prima. Trova la chiave, ok. Beh, è stato facile. Un tesserino potrebbe tornarmi utile. Direi di sì. Parlando al di fuori di questo episodio, mi ricordo quando abbiamo registrato per la prima volta questa missione, che ancora ero indeciso se prendere le parti dell'istituto, della confraternita, e ho fatto quel mega magheggio per prendere la missione per entrambi, per poi alla fine decidere chi scegliere. Madonna, quando ho fatto tutto quel giro assurdo, mi sentivo Dio sceso in terra. E rieccoci di nuovo all'interno della Mass Fusion, con già dei sintetici che appaiono per uccidermi. Certo che il giudizio di una persona è una cosa veramente volatile, eh? Ci vuole veramente un nulla per far cambiare idea di te a delle persone. Per fortuna che abbiamo armi esplosive, così ce li giochiamo via tutti subito. Guarda, due in uno. Lì c'è un braccio che sta facendo la breakdance. O è una gamba? A me sembra un braccio. Detonazione della carica esplosiva. Detonazione della cosa che cosa? Oh la madonna! Porca miseria! Certo che veramente ci avete messo poco a cambiare idea su di me, eh? E vedo che hanno iniziato ad equipaggiarvi anche meglio. Chiavi del laboratorio, grazie. È stato semplice. C'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno. Attacco la forma di vita ostile. Vieni qui. Madonna mia. Bello. I bersagli sanguinano. Aia, che dolore. Ma sei scemo? Buongiorno. Oggi ho deciso che l'arma del giorno è il fucile a pompa. Quest'arma è utile perché fa saltare i pezzi in modo facile e veloce, oltre alle texture, ma quello è un problema di Fallout basilare. E eccoci arrivati! Con annesse torrette e annessi robottini che ci sparano.
Le perdite aumentano, sì, è vero, ma per voi io sono ben difesa e sono arrivata al mio obiettivo. Eccoci, siamo arrivati al reattore. È proprio vero, questa missione ci ha definitivamente separati del tutto dall'istituto. Certo, senza fare quel mega magheggio che avevo già fatto io l'altra volta. È chiaro cosa è appena successo. Attiviamo i robot così non appaiono dopo. Attiviamo le torrette così le distruggiamo subito. E la porta la lasciamo aperta. Dai, vieni. Non ho più paura di voi stupidi assaltro. E soprattutto non siete più un problema. Una tuta hazmat, wow. È incredibile da dire, ma non ne avevo ancora una forse. Perfetto, ora che ci siamo già liberati dei robot, non dovremmo avere nessun tipo di problema di sorta. A meno che dopo non esca un altro robot da qui e da lì. Allora sì che dovremmo menare le mani. Mettiamoci la tuta hazmat che abbiamo appena trovato. Per fortuna molto del mio equipaggiamento è rimasto. Attivazione del portellone, attendere. Avvio della sequenza di decontaminazione. Grazie. Decontaminazione completata, potete procedere. Aspetta che prendo anche una pillola allora. Ecco fatto. Ora sto molto più tranquilla. Ed eccolo qui. L'ultimo pezzo che distruggerà tutto. L'agitatore al berillio. Grazie. Agitatore al berillio, che sembra un missile, tra l'altro. Allarme. Ovviamente. Di sicurezza nella sala del reattore. Attivato blocco d'emergenza. Eh certo, come no. Per favore, fatemi uscire. Attendere. Decontaminazione completata. Ovviamente. Possibili presenze ostili. Solo uno? Che delusione. E tu che cosa sei? Ah, un Protectron. L'ultimo dei miei problemi. Grazie. E grazie dei nuclei di fusione. Ce n'era un altro. Fantastico. I fucili a pompa esplosivi sono veramente rotti. Stupide torrette. Blocco annullato. Ma davvero, l'ultimo dei bastioni di difesa era un Protectron? Ma con tutto quello che avete, non potevate mettere altri Assaltron? Oh, la Madonna! Che è successo? La Madonna! Ma uno va via 10 minuti e succede tutto sto casino. Aspetta che tolgo il silenziatore, che a questo punto non ci serve. Mandando tutti i tipi di rinforzi possibili. Anche i loro stupidi cadaveri. Quelli che abbiamo trovato nelle fogne. Siete così a corto di personale, davvero? Come sempre, il tempo sa benissimo rispecchiare il mio umore. Questa tuta è pesante e fa veramente caldo. Meglio coprirsi per bene da questa pioggia. Ingram, ecco l'agitatore. Senti, ho da fare e non sono in vena di parlare. A chi lo dici? Ho impedito all'istituto di mettere le mani sull'agitatore al berillio. Sono felice di vedere che stai bene. E sei anche contenta di vedere l'agitatore? Vuoi dire che sei felice di vedere l'agitatore al berillio tutto intero? Diciamo che sono felice di vedere che state entrambi bene, ok? Ma basta parlare ora. Ci attende parecchio lavoro. Ci siamo. È il momento della verità. We've pre-programmed Liberty Prime's battle coordinates into his navigational processor. As soon as he's under his own power, he'll head straight for the Institute. I've checked every wire and every bolt on the big guy.
Brava ragazza. Hai controllato le gomme? Hai fatto anche il piano e controllato la pressione delle gomme? Sei un tipo divertente, te l'ha mai detto nessuno? Sì, me l'hanno detto in tanti. Che succede? Ingram, dove vai? Just plug the beryllium agitator into his reactor port, then head back down here and press the transfer button. Buona fortuna, paladino. Ad victoriam. Ad victoriam. Non so perché sei scappata, ma ehi. Anzi, in realtà non so veramente che cosa vi è preso a tutti quanti. Quindi questo è il momento finale. Una volta inserito, inizierà la guerra contro l'istituto. Ma perché non sono rimasta sotto ghiaccio?